In questa narrazione c'è una doppia guarigione, come vediamo, una guarigione spirituale, che è il perdono dei peccati, e la guarigione del corpo, in modo miracoloso, sia il primo che il secondo, e il miracolo è solamente possibile a Dio. La guarigione nel corpo del paralitico, che è steso su una barella e che viene portato, è la manifestazione visibile del potere divino che Gesù intende offrire come dimostrazione di un'altra guarigione che non si vede con gli occhi umani, cioè gli occhi materiali, ma solo con gli occhi della fede. Infatti dice, visto, no, la loro fede, di coloro che l'avevano portato, ti sono perdonati i tuoi peccati. Ora, lo scandalo che getta fra questi che sono i conoscitori della legge di Dio è che il peccato non è semplicemente perdonabile per il fatto che io perdono a chi mi ha fatto del male. Il perdono che do io non cancella il peccato dell'altro. Il peccato che io commetto è sempre contro Dio, anche quando lo faccio contro i fratelli, perché tutto è di Dio e i miei fratelli sono di Dio ed è Lui il giudice. Il mio perdono personale riguarda la mia guarigione e ciò che io devo fare, perché se io non perdono l'altro nel mio cuore, io faccio circolare nel mio sangue spirituale, nella mia anima, il vizio, il veleno del peccato, che è il peccato del rancore, no? Dell'avversione, della separazione, e tutto viene, sappiamo, per opera del demonio che ci fa peccare proprio per operare questo, in modo che noi non apparteniamo più allo spirito di Dio, ma a un altro spirito. Dunque, quando io perdono qualcuno, non rimetto i peccati all'altro, ma io salvaguardo me stesso dall'entrare in una situazione di peccato che è quello del rancore. Il perdono dei peccati in realtà lo dà Dio e lo dà solamente Dio, ma la novità è che concede il perdono dei peccati attraverso il Figlio fatto uomo. Tutti i sacrifici che c'erano nell'Antico Testamento fino al tempo di Gesù servivano a implorare il perdono e l'amicizia di Dio. E lui poteva dare qualche segno per dire ho accettato il tuo sacrificio, ho ascoltato la tua richiesta, no? Ma non c'era mai questa certezza. Ma come dicono i padri, e soprattutto San Paolo, tutti i peccati dell'Antico Testamento sono rimessi da Dio in vista del grande perdono operato una volta per tutti da Gesù, che è valido per il passato, per il presente e per il futuro. In vista di quello che avrebbe fatto suo figlio incarnato, perdonando i peccati come lui, il padre, aveva concesso al figlio, allora Dio perdonare i peccati dell'umanità in attesa del vero Salvatore. Per cui tutti i sacrifici sono prefigurazione di quello che avrebbe fatto Gesù. Infatti Gesù dà compimento alla legge antica, cioè è quello che fa sì che le cose siano anche nel passato. È come dire, noi per i peccati che facciamo oggi e domani saremo perdonati perché qualcuno farà qualcosa che perdonerà i nostri peccati. Questi nostri antenati prima di Cristo. Quando Cristo opera il suo perdono per tutta l'umanità versando come sacrificio il sangue del proprio corpo, il valore del suo sacrificio è quello che va a toccare i peccati del passato, che vengono perdonati in vista di quello che lui ha fatto o avrebbe fatto. Allora quando qui dicono, e sono scandalizzati, bestemmia, solamente Dio, e lui per dimostrare che è Dio in lui che opera, allora fa vedere manifestamente un miracolo della guarigione del corpo per far capire che lui opera anche nello spirito, perché nessuno con un semplice comando avrebbe potuto rialzare un paralitico e dire
senza neanche la riabilitazione, proprio prendi il tuo lettuccio e vai a casa. Nessuno avrebbe potuto fare questo. Non si tratta di una terapia progressiva, è la potenza della parola di Dio. Allora, coraggio figlio, ti sono perdonati i tuoi peccati, è immediato come è immediata la guarigione nel corpo. Questa manifestazione visibile ci è offerta anche dal corpo di Cristo martoriato nella passione, il quale si lascia colpire da tutti i peccati degli uomini che provocano in quel momento della storia un accanimento sul suo corpo e lo massacrano fino alla morte. Lui dunque è colui che visibilmente fa vedere come il peccato, il male del mondo sull'innocente si riversa e uccide. Lui lo accetta e la passione di Cristo è la manifestazione di quello che lui fa spiritualmente. Lui offre se stesso al Padre ed offre la sua passione. Allora noi, vedendo la passione sul corpo di Cristo, tutte le lacerazioni, le botte, le fustigazioni, i flagelli, i chiodi, tutto quello che ha avuto, sono l'effetto dei nostri peccati e di quelli dal primo uomo fino all'ultimo che nascerà, che lui raccoglie come effetti visibilmente sul proprio corpo, perché noi li possiamo vedere e dire: veramente costui è il figlio di Dio, come dice il centurione, sotto la croce. Perché dice, alla fine, Padre perdona costoro perché non sanno quello che fanno. E quindi dà prova, manifesta, che lui è lì per perdonare fino all'ultimo spasimo coloro che lo stanno e lo hanno crocifisso, che rappresentano la somma di tutti i peccatori che colpiscono non varie persone, tutti colpiscono la persona di Dio. Tutti i peccati offendono Dio Padre e mandando il Figlio tutti i peccati è come se fossero calmitati sul corpo di Cristo e noi lo possiamo vedere. Quindi la manifestazione visibile per noi dell'Ecce Homo, che è la presentazione del povero Cristo che viene piagato in ogni modo, coronato di spine, presentato al popolo, e questo non contento, crocifiggilo, crocifiggilo, non basta, deve morire. Deve morire, deve morire Dio, perché si è fatto Dio, deve morire. Noi non abbiamo altro, no? Altro re se non Cesare, un umano, non vogliamo sapere di questa cosa. Capite? Noi abbiamo allora nel corpo umano la possibilità, perché questo è l'esempio, l'insegnamento di Cristo, di portare e sopportare il peso del peccato sia personale che degli altri, se unitamente al corpo di Cristo che ha raccolto tutte le nostre persone, noi ci uniamo e offriamo quello che abbiamo. E quando noi offriamo la nostra sofferenza, quella quotidiana, dal piccolo mal di testa alla grande sofferenza, alla morte che si avvicina, ai dolori morali e spirituali, tutto è stato riassunto in Cristo, perché tutto si è scatenato contro di lui. Ma se io mi associo a lui perché lui mi ha già associato a sé, ma io volontariamente faccio questo perché è una risposta a lui che mi ha accolto come parte del suo corpo, ed è per questo che lui soffre, perché porta i miei peccati. Però se io con lui, nel momento in cui porto i miei peccati, dice: bene, quello che sto soffrendo io adesso, io che sono parte della tua sofferenza, causa della tua sofferenza, offro questa mia sofferenza che mi è arrivata in purificazione dei miei peccati e di quelli degli altri, perché sono unito a te che mi hai già accolto come parte della tua sofferenza. Ecco perché Dio concede a un uomo questo potere, perché il peccato viene portato pagando gratuitamente per un altro la colpa di un altro. Il perdono è una fase preliminare. Perdono è quello che mi salvaguardia, perdonare l'altro. Ma se io voglio salvare l'altro, non solo lo devo perdonare, ma devo accettare le sofferenze al posto suo. Voglio e devo desiderare e chiedere, pagando qualcosa di mio, che lui venga salvato. Non basta dire:
non voglio più sapere niente, non ce l'ho con nessuno, ma per me è come morto. No, se è morto vuol dire che una parte di me, una parte di Cristo, è corpo morto, qualcosa che va in putrefazione. Invece è vivo e mi fa male perché me lo ricordo, perché me lo ricorda, perché ripete le, no? L'amico e il nemico ripete le offese, ma questo dolore che porta è come la piaga del Signore che viene colpito e io non lo rigetto, lo tengo e lo offro e in questo modo lui viene redento. Perché Cristo ha fatto questo, perché io sono unito a Cristo, perché la mia sofferenza è unita a quella di Cristo. E dunque io divento una sola cosa con Cristo anche nel redimere gli altri. Diversamente noi non facciamo nient'altro che lamentarsi, giustamente o ingiustamente, non lo so, dei nostri mali, lamentarsi di quelli che ci fanno male, volere la distanza da tutti, volere un piccolo paradiso privato, il mio giardino, dove entrano solamente le persone che mi piacciono, che mi interessano, che mi amano, che mi corrispondono, faccio un piccolo alveo di amici, di familiari, il mondo può stare anche fuori. Ma questo non è quello che ha fatto Cristo, che ha detto: quando sarò innalzato alla terra, cioè sarò crocifisso, attirerò tutti a me, tutti e tutto il mondo. Allora le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere, guardate bene, dice, agli uomini, perché Cristo passa questo potere di sciogliere e legare, di perdonare i peccati, di rimetterli ai suoi apostoli, cioè alla Chiesa, che diventa particolarmente unita con lui nella sua passione e nell'amore per la redenzione dell'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.